Covid, le Marche, prima regione ad approvare le cure domiciliari. Elezioni, Fossombrone si prepara a votare un nuovo sindaco. Mercato immobiliare, scopriamo i cambiamenti dopo la pandemia. Sport, Fiorini è il nuovo main sponsor della Pesaro Rugby. Buonasera e benvenuti all'edizione del nostro telegiornale di martedì 21 settembre, edizione che apriamo con una notizia che arriva dal Consiglio regionale di questo pomeriggio. È infatti arrivato l'ok alle cure domiciliari per i malati di Covid, con le Marche che diventano quindi la prima regione in Italia a dare il via a questo provvedimento. 84 medici sono pronti ad uscire dagli ospedali marchigiani ed entrare nelle case dei malati di Covid in isolamento domiciliare. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini a margine del Consiglio regionale di oggi, aprendo la strada ad un provvedimento che ancora non ha precedenti in Italia, quello delle cure domiciliari ai malati di Covid-19. Un provvedimento meditato da tempo dall'amministrazione regionale che mira a ridurre ulteriormente la pressione sugli ospedali. Medici dell'ASUR, degli ospedali riuniti di Ancona, di Marche Nord e dell'IRCA creeranno una task force che coinvolgerà USCA, medici di famiglie e figure specialistiche, da infettivologi a pneumologi, da cardiologi a neurologi, da pediatri a geriatri. Le terapie a disposizione saranno il remdesivir e gli anticorpi monoclonali da somministrare con infusioni in ospedale per poi rientrare a domicilio. Oggi pomeriggio è arrivata l'approvazione della delibera di giunta che darà l'ok a partire fra un mese. Un provvedimento particolarmente applaudito dal presidente della regione Francesco Acquaroli ad un anno esatto dal voto alle urne che l'ha eletto governatore. E dunque il via libera alle cure domiciliari è destinato ad alleggerire la pressione sugli ospedali marchigiani, dove secondo l'aggiornamento di oggi sono ricoverate 78 persone, di cui 21 in terapia intensiva. Si abbassano i contagi con 83 nuovi casi per un 4% di positività al tampone. Con 27 casi, la provincia di Pesaro Urbino è la più colpita di questa giornata, dove torna a registrarsi anche un decesso. Si tratta di un pesarese di 64 anni che presentava un quadro clinico di patologie pregresse. E continua la nostra marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, che chiameranno alle urne 7 comuni della nostra provincia di Pesaro Urbino per eleggere chiaramente altrettanti sindaci e relativi consigli comunali. La settimana scorsa ci siamo occupati in modo particolare dei comuni di Mondolfo e Fermignano. Oggi invece ci concentriamo su Fossombrone, dove sono ben 4 i candidati a sindaco. Questa sera conosciamo i primi 2, Gloria May ed Elisa Cipriani. Fossombrone si prepara ad un nuovo sindaco. Dopo la personale decisione di non ricandidarsi di Gabriele Bonci, attuale primo cittadino a fine mandato, sono ben 4 i pretendenti in lizza alla carica di sindaco in terra fossombronese alle elezioni del prossimo 3-4 ottobre. In rigoroso ordine alfabetico si tratta di Massimo Berloni, Elisa Cipriani, Fabio Londei e Gloria May. Quest'ultima è l'attuale assessora alla cultura che si candida a sindaco con un programma che mescola continuità con il lavoro in giunta e novità. Abbiamo cercato di lavorare ad una visione futura, non quello che possiamo fare in 3 anni o in 5 anni, ma ci vuole una visione più ampia e futura per questa città che si merita il meglio, secondo me. Abbiamo lavorato per un anno con il nuovo gruppo, decidendo di non voler inserire i partiti, ma di fare veramente una lista civica. Abbiamo lavorato a questo programma studiando gli argomenti con degli esperti, quindi non soltanto noi della lista, ma informandoci, studiando gli argomenti con gli esperti, proprio per
arrivare già alla, se mai dovesse andare bene, quindi arrivare al comune con delle idee ben chiare per affrontare da subito le soluzioni. Quindi abbiamo lavorato con un esperto sul bilancio, con un esperto di agricoltura, con un esperto di rifiuti e contratti ASET, che questo è un problema molto sentito nel nostro comune, con esperti in beni culturali, un esperto sull'argomento acqua e poi naturalmente molto importante la riqualificazione del centro storico. In questo discorso rientra per esempio il progetto della biblioteca e poi molto importante riportare i servizi al centro, perché non si può far vivere un centro storico solo con qualche manifestazione l'anno, ad esempio riportare i servizi del comune nel palazzo comunale dopo averlo sistemato e ristrutturato, visto che tanti spazi non sono utilizzati in questo momento. La ristrutturazione per la sismica di tutte le scuole, abbiamo ottenuto in questi 5 anni oltre 4 milioni di euro e quindi i lavori partono adesso già dalle prime scuole, le 2 più piccole, e poi andrà avanti Isola di Fano e poi la scuola elementare. Quindi il lavoro è stato fatto e questi sono punti di forza che vanno portati avanti, ma ci sono state anche delle criticità che vanno affrontate, e noi che veniamo dalla vecchia amministrazione sappiamo benissimo quali sono queste criticità e sappiamo benissimo da subito dove dobbiamo intervenire. Non ultimo il problema dell'ospedale, che naturalmente in questi anni il nostro sindaco ha seguito veramente giorno per giorno da vicino, cercando di ottenere il più possibile e di farlo soprattutto restare un ospedale pubblico. In questo noi ci impegneremo proseguendo il lavoro anche con la sua collaborazione. Altra candidata a sindaco è Elisa Cipriani, dottoressa in beni culturali, da 10 anni impegnata nella politica forsembronese, per 5 anni come consigliere comunale di maggioranza e negli ultimi 5 consigliere di minoranza. La nostra lista si chiama Uniti per Fossombrone, coerenza e passione. Coerenza e passione perché sono le parole sulle quali il gruppo si basa. La coerenza per noi è la prima forma di serietà, è ciò che traina e su cui si muove la passione, è ciò che rende credibile ed affidabile un progetto e le persone a cui si affida questo compito. Abbiamo deciso di candidarci perché le dinamiche locali hanno portato alla formazione di nuovi gruppi ed alleanze, dimenticando anche valori, posizioni, parole spese. Questo a noi non piace e non ci appartiene. Il nostro programma ci vede uniti per Fossombrone perché la città ha bisogno di cura, di servizi e di un'amministrazione al servizio dei cittadini e non del cittadino. Oltre ad interventi ordinari e straordinari, occorre creare posti di lavoro ed indotti, favorendo l'apertura di nuovi laboratori artigianali industriali ed investendo finalmente sui beni culturali. Il nostro comune, infatti, ha un elevato numero di bellezze storiche, culturali e paesaggistiche che non aspettano altro che divenire luoghi da vivere. Dobbiamo creare strutture d'accoglienza e di soggiorno, percorsi culturali, escursionistici, enogastronomici, che vanno uniti non solo alle attività esistenti, ma collegati in percorsi provinciali e regionali. Quanto costa un appartamento a Pesaro, Fano o Urbino nel 2021? Qual è il giusto prezzo da pagare in un quartiere rispetto a un altro? Queste ed altre domande trovano risposta nel 10° osservatorio immobiliare della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che è stato presentato all'Hotel Nautilus di Pesaro. E quindi noi eravamo presenti, vediamo tutte le interviste di Antonio Astuti. Lunedì 20 settembre l'Hotel Nautilus di Pesaro ospita un appuntamento importante per l'economia locale, ma non solo. Viene infatti presentata la 10ª edizione dell'Osservatorio sulla realtà immobiliare della provincia di Pesaro Urbino. Questo volume, che è stato realizzato dalla FIAIP, che sarebbe la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti della nostra provincia, è davvero un vero e proprio vademecum per capire qual è il valore degli immobili nella nostra provincia, dai paesi più piccoli, dai comuni più sperduti, fino ad arrivare alle città e addirittura ai quartieri. Presenti all'appuntamento i massimi esponenti della federazione, dal presidente nazionale a quello regionale e poi a quello provinciale, e il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, perché l'Università di Urbino in realtà è stato il braccio operativo della federazione nella pubblicazione di questo volume.
Tommaso Andreani è il presidente provinciale della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti. Questo libro, che stringe così con orgoglio fra le mani, costituisce la summa di lavoro di un anno, perché praticamente è un compendio che entra nel dettaglio del mercato immobiliare della nostra provincia. Esatto, questo è l'Osservatorio Immobiliare della provincia di Pesaro Urbino. Da 10 anni lo pubblichiamo con grandissimo sforzo, grandissimo impegno, per cercare di essere sempre più attendibili, sempre più importanti e sempre più rilevanti nel mercato immobiliare. Questo non è altro che un osservatorio con tutti i prezzi della nostra provincia, comune per comune, dove addirittura nei comuni più grandi, nelle città più importanti come Pesaro, Fano e Urbino, è proprio diviso per quartiere, con nuova cantieristica, ristrutturato, da ristrutturare o abitabile, con un prezzi minimi e massimi per quanto riguarda i prezzi del mercato immobiliare. Con questo osservatorio ovviamente cerchiamo di essere sempre più, come dicevo prima, attendibili in questo mercato. Sono diversi anni in verità che facciamo questa collaborazione insieme, perché pensiamo che il mercato immobiliare sia un settore trainante, è sempre stato un settore trainante per la nostra provincia, sia per per il settore proprio immobiliare o per le costruzioni, ma anche per tutto quello che gira intorno alla casa. E quindi abbiamo collaborato, ormai mi sembra che fosse il 5º anno questo. Anche perché è un'ulteriore dimostrazione della volontà del mondo accademico di entrare in contatto poi con la realtà del mondo del lavoro, che è quella che accoglierà gli studenti che escono dall'università. Sì, infatti questo è, sto girando tantissimo, venerdì ero a Pergola per i 75 anni dei bronzi, anche lì c'è questo tema ad esempio della cultura come motore di sviluppo per dei territori che magari non hanno più quella propulsione economica che avevano in passato. Quindi sì, l'università, l'ho sempre detto, insomma, siamo piacevolmente colpiti quando gli enti locali, le associazioni ci contattano, perché insomma, vuol dire che in qualche modo anche noi possiamo dare un contributo al territorio, al di là ovviamente della ricerca, della formazione. Insomma. Il turismo e il mercato immobiliare sono due realtà che vanno veramente pari passo in maniera parallela. Sono due mercati che si sviluppano contemporaneamente e noi abbiamo sempre creduto nello sviluppo del mercato immobiliare insieme al turismo, anche perché la regione Marche, sia da nord a sud, ha tutto lo sviluppo per quanto riguarda la costa, ma anche da est a ovest abbiamo lo sviluppo verso gli Appennini e sono tutte zone comunque molto turistiche. E lo sviluppo del turismo, come dicevamo all'inizio, è comunque un mercato parallelo che sviluppa e tangente anche al mercato immobiliare. Quindi dà la possibilità di sviluppare l'economia interna della regione, dà la possibilità di trovare posti di lavoro e dà la possibilità di far girare un'economia che sia utile alla regione. Non è solamente un discorso regionale, presumo che sia anche un discorso nazionale, perché appunto il mercato, l'Italia, il turismo italiano è uno dei volani, è uno dei motori che permettono lo sviluppo economico ovviamente della regione Marche, ma anche dell'Italia. Il mercato immobiliare è al centro dell'attenzione, chiaramente siamo in un momento in cui l'economia sembra ripartire, gli indicatori, il prodotto interno lordo e i grandi economi dicono che siamo in una fase nuova per il nostro paese, recovery fund. Il mercato immobiliare è molto legato però alle decisioni politiche. Qui stiamo tutti aspettando una legge finanziaria nella quale si dice che ci dovrebbe essere un nuovo 110%, chiaramente molto dipende anche da questo. Assolutamente sì, le decisioni del governo sono importantissime, noi abbiamo presentato un documento alle commissioni dedicate sul PNRR, ne presenteremo un altro in sede di legge di bilancio 2022, dove chiederemo la proroga del superbonus 110% almeno a tutto il 2023, ma dovrebbe essere strutturale secondo noi per almeno 3 anni. La gente deve poter avere una visione a medio-lungo termine per poter investire, ristrutturare gli immobili e quindi agevolare la circolazione regolare di tutto il patrimonio immobiliare nazionale e territoriale. Quindi crediamo che vada scongiurato in assoluto la riforma del catasto di cui si sta discutendo in questo periodo, è il momento, come dice Draghi, di dare e non di prendere, e quindi credo che sia opportuno, semmai nella riforma fiscale che avremo a breve, avere un riordino e una riduzione della pressione fiscale sulla proprietà immobiliare. Le ultime piogge hanno dato una boccata di ossigeno alla perdurante estate di siccità, tant'è che il pozzo del Burano nel comune di Cagli verrà chiuso. Lo ha comunicato l'assessore regionale Stefano Aguzzi dopo la riunione di oggi del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Una decisione che è derivata dal parziale riempimento dei bacini idrici che ha consentito di superare la fase emergenziale.
Venerdì 24 settembre sulla facciata di Palazzo Mosca dei Musei Civici sarà installato l'orologio climatico. Si tratta di uno strumento sulla base di dati scientifici calcola emissioni di CO2 ed evidenzia quali azioni intraprendere e con quali tempi per salvare la Terra dall'emergenza climatica. Si tratta del secondo Climate Clock in Italia, dopo quello installato al Ministero della Transizione Ecologica. Pesaro si candida a Città Italiana dei Giovani 2022. Ad annunciarlo è l'assessore comunale Mila Della Dora, che dà il via a un percorso collettivo che chiamerà a raccolta i giovani dai 18 ai 35 anni e che condurrà entro ottobre alla consegna del dossier in cui saranno presentate idee e progetti di nuove generazioni pesaresi. Domani alle 11 a Palazzo Mazzolari Mosca si parte con il primo incontro dedicato a rappresentanti degli studenti e giovani imprenditori. Ed ora parliamo di storie di chi ha salvato la vita donando il midollo osseo e di chi ha beneficiato di questo straordinario gesto di altruismo. Storie che il nostro Antonio Astuti ha raccolto domenica al Parco Miralfiore in occasione del trentennale dell'Associazione Marchigiana Donatori di Midollo Osseo. Una giornata di festa alla presenza di 60 donatori e di società sportive pesaresi come ad esempio VL, Italservice, Megabox Volley e City Tennis. Abbiamo visto davvero i donatori arrivare qui, facce che noi immaginavamo soltanto, non conoscevamo, e vederli qui è stata un'emozione fortissima. Adesso, dopo che ci siamo ripresi da queste, veramente, da queste emozioni forti, guardiamo i prossimi anni. Adesso Admo si prepara ai prossimi 30 anni della propria vita. Io dico sempre che la mia speranza è quella di chiudere l'associazione, perché significa che abbiamo sconfitto la leucemia. Sono trovata nella condizione di dover subire un trapianto di midollo osseo a causa di una leucemia. E due fratelli, entrambi non risultati compatibili, e quindi è partita subito la ricerca nel registro dei donatori anonimi. L'ho trovato, sono stata fortunatissima e dal 2017 ho avuto l'opportunità di continuare a vivere una vita ancora più piena di quella che era prima, perché poi si rimane con la consapevolezza di quanto sia importante recuperare quel tempo che se ne stava andando. Collaboro con Admo da quel momento, proprio perché ho ritenuto giusto mettere a frutto questa mia esperienza per diffondere il messaggio che far parte del registro dei potenziali donatori è un'opportunità importantissima per chi si trova a vivere certe situazioni, certe esperienze. Donavo già il sangue da un paio d'anni e ho detto perché no, tipizzarsi per potersi mettere a disposizione per provare a salvare la vita di qualcuno che chissà, prima o poi potrà averne bisogno. E sicuramente un gesto di altruismo, un gesto che tutti possono fare, tutti dovrebbero fare. Non c'è nulla di pericoloso, non c'è nulla che non sia niente più di un intervento che si fa dal dentista, dal dermatologo, la semplice donazione di sangue che non ha effetti collaterali. Quindi sì, un gesto di altruismo che forse solo quando facciamo, e come è stato detto anche nell'intervento della festa di oggi, solo forse quando ci riguarda più direttamente riusciamo a capire, ecco, riuscire a capirlo prima e riuscire a rendersi disponibile, mettersi a disposizione per questa cosa è una soddisfazione impagabile. È partito il mondiale di pesca sportiva d'altura Big Game, organizzato per la prima volta a Pesaro, alla presenza di 16 equipaggi provenienti da 9 nazioni. Squadre nazionali che hanno sfilato domenica in Piazza del Popolo in un appuntamento che vi mostreremo domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 21:20, in un approfondimento dedicato. Intanto però vi vogliamo dare qualche anticipazione in queste prossime interviste di Francesca Tricca. È un'occasione importantissima, difficile da organizzare, come ovviamente ognuno di noi può comprendere in un'epoca così difficile come quella attuale del Covid. Comunque sono presenti 16 equipaggi per 9 nazioni
il che ci ha reso particolarmente contenti e felici. È molto importante, siamo grati alla Federazione Internazionale, al FIPSMER e alla Federazione Italiana Pesca Sportiva di averci insignito di questa importantissima manifestazione. Un ringraziamento particolare andrà anche a tutti i nostri amici tonni che mangeranno le nostre esche e che per nostra fortuna verranno liberate al termine, filmati e liberati al termine dell'azione di pesca. Quindi è una pesca no kill, non si uccide alcun pesce, e questo siamo particolarmente felici perché la federazione ha abbracciato questa disciplina no kill da diversi anni e noi siamo degni interpreti di questa manifestazione. Ed è un modo per promuovere il territorio, per promuovere sia le attività di pesca, sia il mondiale se stesso, ma anche per promuovere il territorio. La pesca deve essere un veicolo per il territorio, per la promozionalità. Questo è il nostro obiettivo con questo mondiale, è il nostro obiettivo quello che stiamo realizzando a Pesaro, anche se Pesaro è centrale per la federazione e per alcune attività importanti come il Big Game. Continuiamo a parlare di sport e parliamo della Pesaro Rugby, che ha presentato oggi il suo nuovo main sponsor. Si tratta dell'azienda senegaliese Fiorini, che sosterrà la palla ovale pesarese per il prossimo triennio. È stato firmato oggi nel comune di Pesaro l'accordo di sostegno triennale che farà dell'azienda senegaliese Fiorini il nuovo main sponsor della Pesaro Rugby. Una stretta di mano suffragata fra il plauso del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore allo sport Mila Della Dora per la soddisfazione di Simone Mattioli, presidente della palla ovale giallorossa, che riparte con spalle più robuste dopo un anno di inattività causato dalla pandemia. Giovanni Fiorini è il CEO di un'azienda di packaging con più di 200 dipendenti e con diverse sedi internazionali. Un'azienda che già era fra i sostenitori giallorossi, ma che ora imprime un salto di qualità al supporto verso quella che da oggi si chiamerà Fiorini Pesaro Rugby. Fiorini era già un nostro sponsor e ha deciso quest'estate di accogliere la nostra proposta di diventare lo sponsor principale, quello che dà il nome alla squadra, appunto, che si chiamerà Fiorini Pesaro Rugby. E vediamo nel corso delle stagioni se questa cosa può anche migliorare in base agli obiettivi e risultati che noi ci proporremo. Quando ce n'è presentata la possibilità e Simone mi ha fatto la proposta di poter diventare main sponsor, non ci ho pensato un minuto. Cioè, credo che in due giorni abbiamo trovato l'accordo su tutto. La progettualità e la condivisione degli obiettivi, soprattutto a livello sociale, sono state le cose che mi hanno permesso di prendere una decisione così rapidamente. È un vecchio cuore rugbista quello di Giovanni Fiorini, uno sport che ha praticato per un decennio, conoscendo a menadito quei valori che ora intende trasferire anche nel lavoro di squadra aziendale. Per noi è molto importante portare avanti i principi cardine del rugby, come la comunicazione e il sostegno, per poterli portare all'interno delle aziende, nel particolar modo la nostra, ma credo che il rugby sia non solo un'ottima scuola per i bambini e per i ragazzi, ma anche una scuola per aiutare i ragazzi poi crescendo, per poter comunicare nella maniera adatta quando troveranno lavoro a livello professionale. Al via alla Serie A di rugby previsto il 17 ottobre ci sarà dunque una squadra vestita della novità del brand Fiorini, ma anche della tradizione di mezzo secolo di storia. Questa è una maglia che abbiamo pensato e fatto nell'anno del 50esimo, quindi a due stagioni fa. E quelle scritte rosse su fondo giallo, sul fronte e sul retro della maglia, sono i nomi di tutti i tesserati del Pesaro Rugby in 50 anni di storia. È una cosa che è piaciuta molto e che è diventata anche un oggetto d'acquisto per molti ex giocatori che volevano tenersi questo cimelio. E ovviamente noi speriamo di riempirlo di sponsor, perché di coprirli anche senza problemi, perché è una cosa di cui abbiamo bisogno.
E allora complimenti all'azienda Fiorini, è sempre importante sostenere e supportare le realtà sportive locali, grazie agli imprenditori che ci sono nel nostro territorio. E allora questa sera invece su Rossini TV in prima serata alle 21.20 consigliamo a tutti i giovani all'ascolto di vedere questo speciale televisivo. L'ITS organizza un corso dedicato alla robotica e all'innovazione digitale presso l'HSD, questa azienda che si trova a Gradara, che è veramente molto molto importante, così come è importante questo corso. Quindi ragazzi, collegatevi perché potreste avere una grandissima opportunità. E poi vi ricordiamo che venerdì 24 settembre, in occasione del patrono di Pesaro, alle ore 18 trasmetteremo in diretta la solennità di San Terenzio, la celebrazione eucaristica presieduta chiaramente dal Monsignor Piero Coccia. E vi ricordiamo anche che il nostro telegiornale a partire da questa settimana lo potete vedere anche nell'edizione delle 19.40. È stata ripristinata questa trasmissione delle 19.40 e poi a seguire le varie repliche. Grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo sempre il nostro numero per le segnalazioni su WhatsApp 370 366 7210, un numero che dovete salvare sul vostro cellulare e mettervi in contatto con noi per segnalare le cose che non vanno. Grazie mille, buona serata.